Siamo nel quartiere Garbatella e come vedi il parterre è vasto, abbiamo commercianti, abbiamo impiegati, abbiamo cassa integrati, abbiamo associazioni, sono belli carichi e quindi sono tutti pronti. Benissimo, state siamo... lì che poi torno da voi. Prego, prego, dicevi... Dicevo che per raggiungere siamo a 100 metri dalla regione Lazio, quindi siamo... Ecco, quindi c'è proprio anche, diciamo, il contrappasso, come esatto, avrebbe detto Dante. Esatto. Andiamo. Prego, signora. Vai, vai. Prego. Anche noi siamo... Nome. Sì, sono la maestra. La maestra. Anche noi siamo stati considerati un taglio necessario. La Spending Review ha deciso che 3.500 docenti, cosiddetti inidonei, che nella vita avevano incontrato la malattia, ma che la scuola comunque aveva, teneva con sé, perché portatori di grandi e comunque competenze, sono stati considerati un sussulto e allora presi e con la Spending Review destinati a ricoprire incarichi di assistente amministrativo, passando dal sesto livello al quarto, andando a levare il posto ai precariati che non avranno 1.400 euro ma sono 30 anni di servizio. Benissimo, stia fermo un attimo, stia lì con me. Come si chiama, ha detto? Titti. Maestra Titti. E Titti guadagna 1.400 euro. Povera Titti. Va bene. Dopo 30 anni. Allora, andiamo un attimo. Mi date lo stipendio del parlamentare? Oh, io voglio cominciare, onorevole Giron, a fare qualche domanda. E dire, dov'è che qui si potrebbe tagliare un po'? Perché dunque, la Titti in un mese guadagna metà della diaria di un parlamentare, d'accordo? Circa, cioè ci vuole 2 mesi per guadagnare la diaria, in più c'è il tempo. Lì ci sono delle spese dove si può tagliare o no? Ma secondo lei, ad esempio, le spese di viaggio non se ne potrebbe pagare un parlamentare? Allora, no, mettiamo la cosa, ma chi vuole guardare? A parlare pochissimo, appena abbiamo parlato e abbiamo preso un po' di spazio hanno avuto paura che ci fosse un gruppo troppo organizzato e come avete potuto vedere nella trasmissione Roma non è stata quasi mai ripresa, meno che mai il nostro gruppo. Questa è una cosa che non sarebbe dovuta accadere, non è un problema dei giornalisti ma sicuramente del conduttore di questa trasmissione che ha tagliato completamente quella che è la problematica centrale degli inidonei, peraltro che stanno per essere trasferiti sui posti ATA. Ma noi ci faremo sentire ugualmente anche al di là di questo servizio televisivo. Oltre a perdersi i posti di lavoro, si chiudono biblioteche, si chiudono laboratori, si impoverisce la scuola e si fa il gioco delle scuole private, si fa il gioco della scarsa cultura in Italia e si fa il gioco delle multinazionali in realtà, tutte tese a poi finanziarizzare la scuola, rendere un posto che deve produrre e invece che cultura, in realtà gente che lavori sempre senza pensare. Persone, dei docenti che solo perché ammalati possono essere deportati in altri ruoli, solo perché malati non hanno più il diritto di essere chiamati docenti e questo in nome di un taglio alla spesa che oltre a tagliare le nostre vite taglia le risorse della scuola, ancora una volta.